Sì. Cos'è la rissada? La rissada è quella pavimentazione di pietra di fiume che si usava nei cortili e anche nelle strade a Milano, e che finché c'è stato qualcuno che capiva qualcosa nell'ufficio tecnico del Comune di Milano si usava anche lungo le strade per far defluire l'acqua. Da quando ho tolto la rissada abbiamo i allagamenti. E non so, infatti sto cercando di tenerla alla distanza migliore, ma non è facile, vediamo se è così. Sì. Tanto è vero, a proposito della risata, che come voi che sapete il milanese, sapete meglio di me, quello che aggiusta del treno Milano si chiama risanese. Allora abbiamo preso Daniele Pamonti e abbiamo cominciato a fare il primo tratto. In questo primo tratto abbiamo visto che gli elementi di maggiore interesse sono al di fuori della via stessa. Questo perché? Perché dopo l'isolato del Donocello le costruzioni sono delle case mediamente o popolari di edilizia media, quindi non c'è nulla di particolarmente ricercato neanche dal punto di vista artistico. Quando arriviamo all'incrocio con Viale di Sonzo, subito prima dell'incrocio c'è una casa che ha delle colonne, delle finte colonne, quindi già cominciamo a vedere che un po' di sforzo architetturale sta cominciando a venire fuori. Sembra strano, ma più si va fuori e più si trovano le bellezze architetturali, perché sono preesistenti e quindi sono borgo piuttosto che periferia. Questo qui è un tipico esempio di architettura litoria, e come appena detto il signor Velasco, questa è la verità, è vero, l'architettura litoria appunto sarà grande che bella, ovviamente. L'unica cosa che c'è di simpatico, diciamo, di interessante qua è che lo si vede meglio ovviamente andando sul posto. Questa facciata principale ci sono degli altarini in marmo con scene della vita contadina. Quindi diciamo che all'epoca Vittoria, ma voi lo sapete meglio di me, non si guardava molto alla bellezza, ma c'era il tentativo di fare qualche fregio, e secondo me di tutti gli edifici degli anni 30 bisogna andare a prendere quello, perché se si guarda la forma, dico chiaramente anche gli edifici tanto citati di Muzio, non è che entusiasmano francamente l'occhio guardandoli. O anche il famoso condominio di Enrico Cerzone, sono tutti palazzi che lasciano un attimo il tempo che trovano, però ci sono i